Se ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego. Ma io chiaramente voterò a favore perché certamente stiamo parlando di un provvedimento che tende a mutilare ulteriormente Taranto, ma questa ormai è una costante, motivo per il quale sono nato civico, resto civico e morirò civico. Perché gli schiaffi e le mutilazioni che vengono inferte a Taranto, ai tarantini, provengono da ambo gli schieramenti. Abbiamo parlato in questo caso, e la situazione è evidente, relativamente alla soprintendenza archeologica, al di là di quello che diceva il collega Vietri, approfondire meglio la situazione, quali saranno le competenze di Taranto. Far sì che comunque l'attenzione e le premure del governo continuino a permanere nei confronti del patrimonio storico-archeologico di Taranto. Mi domando quali siano queste premure. Ma se noi stiamo giustamente evidenziando quest'ulteriore motivazione, quest'ulteriore mutilazione, questo evidentemente perché abbiamo una classe politica che ci rappresenta a livello romano, ci rappresenta evidentemente in maniera assolutamente inadeguata, e parlo di ambo gli schieramenti. Ma se le mutilazioni provengono e provengono dal governo, parimenti non dobbiamo dimenticare e non dobbiamo sottacere le mutilazioni che provengono dalla Regione Puglia, dall'amministrazione Emiliano, una per tutte la vicenda aeroporto Arlotta di Grottaglie. Quindi questa, come dire, è la prova provata, la cartina al tornasole di come il territorio tarantino, il territorio ionico, sia purtroppo un territorio dimenticato, abbandonato, schiaffeggiato da chiunque. Ho menzionato il governo e ora sto menzionando la regione, perché stiamo vedendo come, con riferimento a ulteriori tratte di Ryanair, Bari e Brindisi si scontravano tra di loro dicendo: ma come mai, cioè Brindisi sollevava il fatto che come mai su 10 ulteriori tratte 8 vengono destinate a Bari e soltanto 2 a Brindisi? In tutto questo scenario, cari colleghi, il territorio di Taranto, l'Arlotta, l'aeroporto Arlotta di Grottaglie non viene proprio menzionato, perché si sa, noi siamo la Cenerentola, noi non dobbiamo, e sì, per Michele Emiliano e la sua amministrazione, noi non dobbiamo esistere, dobbiamo scomparire dalla cartina geografica, e quindi chiaramente non si può minimamente menzionare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lì poi ci saranno i voli spaziali, ci saranno i voli su Marte. Leggevo anche che Elon Musk sta provvedendo all'organizzazione di un weekend su Marte, magari sentendo queste dichiarazioni davvero ridicole da parte di chi parla del distretto aerospaziale come del futuro di Taranto. Beh, magari si potrebbe pensare alla rotta di Grottaglie per andare su Marte, no? Io penso che sarebbe più opportuno che ci venissero dati dei modesti, dei voli, degli umili. Presidente, che le manca? No, a me guardi assolutamente nulla, mi creda, proprio mi creda, non mi manca Benissimo, nulla. Secondo me benissimo. a lei ne sta mancando l'argomento, Qual è stiamo no, parlando della Presidente, sovrintendenza. questa è l'ennesima Ha violazione parlato di di terzietà Musk, del ma lei si Presidente. rende conto che ha parlato di Musk? Presidente, lei non deve intervenire. Presidente Abate, Presidente, torni sulla sovrintendenza. io sto Musk facendo un non è discorso, lei non ancora deve passato a intervenire. miglior vita, è Presidente, ancora sta vivo. parlando.
e la sovrintendenza sì, perché si parla della storia, sta interferendo ulteriormente, Musk sta facendo la storia ma ancora non ha ultimato. Presidente, mi fai esprimere. Torni per favore sulla sovrintendenza. No, Presidente, io desidero non essere interrotto, io sto facendo un discorso quando puntualmente io tocco la Regione Puglia parlando di mutilazioni al territorio, il Presidente interviene a gamba tesa, un'ulteriore violazione di terzietà. Consigliere Abbato, mi creda, non le ho detto nulla sulla Regione. Lei ho chiesto di Musk. Ho parlato di Elon Musk con riferimento a forse perché vuole chiedere un contributo per finanziare la ricerca a Taranto. Vabbè, no, ai voli spaziali. Lo riconosco, le chiedo scusa. I voli spaziali. No, di Musk, le chiedo scusa. Elon Musk ha parlato dei voli spaziali e io ho detto chissà che se nell'ottica dei voli spaziali verrà considerato il distretto aerospaziale di Grottaglie. Penso che il mio intervento sia stato pertinente. Quindi, al di là di questo, evidentemente toccare la Regione Puglia e toccare il tema aeroporto, Presidente, le crea un'ansia tale da interrompermi, ma ormai questo è un film già visto troppe volte. Quindi dicevo, a questo punto purtroppo la realtà è che certamente noi dobbiamo sostenere la battaglia perché la soprintendenza non sia mutilata, certamente, che Taranto non svolga per l'ennesima volta il ruolo di comprimario, però parimenti non dobbiamo dimenticare quelle altre mutilazioni. Penso per esempio, e concludo, a un manifesto We Are in Puglia, dove vengono giustamente menzionati vari territori della Puglia, naturalmente mica Taranto c'era. Ringraziate l'amministrazione regionale targata Michele Emiliano, come ringraziate il governo Meloni e l'ex ministro per quanto riguarda la vicenda della soprintendenza archeologica.